Amici ed amiche, eccoci, continuiamo con Donkey Kong Tropical Freeze. Mi ha fatto i primi due livelli del terzo mondo, ok, e della savana accecante. E adesso andiamo a affrontare la pianura polverosa. Saranno due livelli abbastanza complessi, anche questi qua. E proviamo andare a farli perché il gioco comincia già a farsi molto impegnativo, molto difficile. Ma fortunatamente ho Dixie per il momento. Perché pianura polverosa? È perché c'è una tempesta di sabbia. Bene, sto. Spine. Stavo già sbagliando il primo salto. Va bene così. Ah, poi ci sono i. Questi. Che sono molto fastidiosi perché ti fanno saltare più in alto, ma bisogna prenderli nella direzione che vanno, perché altrimenti potrebbe crearti casini. Qua c'è un barile, teniamolo a mente, vedete? Ecco, poi ci sono, hanno la comparsa quei cosi qua che sono veramente fastidiosi. Porco, spini infuocati che si possono uccidere ovviamente quando non sono infuocati. Questo si poteva uccidere, vero? Sì. E poi vediamo in basso che c'è il simbolo del nostro culo amico Rambi. Infatti c'è Rambi, il livello di Rambi. Quindi i livelli di Rambi sono caotici e sono incasinati. Qua c'è, cosa c'è? Prima stanza classica, perché sbaglio tutte le banane. Ok, c'è tempo, c'è tempo, ma ok, benissimo, ho già creato la prima stanza con Rambi, perfetto, benissimo. Quindi non ci resta che trovare il modo per ucciderci. Che palle quando muori così in quelle stanze lì, che devi dire dai, vai fuori dalle palle. O non c'è un posto dove puoi volare giù. Interessante. Ascolta, esco dal livello e rifaccio, perché perdo anche Dixie, no? Che palle quei livelli qua, oh. Soprattutto quando sbagli, che dopo muori e devi rifarlo. È già difficile trovare pezzi di puzzle qua. Potevano fare in modo che potevi rifarlo senza fare tutte quelle manate qua che non hanno senso e che ti fanno solo perdere tempo. In realtà so che fa parte della difficoltà anche del gioco in sé, ma non hanno molto senso. Le tempeste qua di sabbia sono veramente molto fastidiose. Quindi vado dritto per dritto a prendere Rambi. Devo ricordarmi di. Aia. E cerchiamo di fare sto livelli maledetti che sono una seccatura, eh. Prendi tutte le banane. Soprattutto sono una seccatura se si vola giù così stupidamente. Ci voleva molto? In realtà non ci voleva molto, ma l'errore è sempre dietro l'angolo. Soprattutto è un livello bastardo questo. Vinci così. Ok. Allora, qui. C'è, ok, recupero il cuore, è buona cosa. Qui c'è Rambi, qui c'è un altro passaggio di Rambi. Andiamo a vedere dove ci porta. Un altro passaggio di Rambi ci porta a un pezzo di puzzle. Ok,
che prendiamo tutte le banane. La lettera. Va bene. Fortunatamente che con rambi almeno le spine. Qui cosa c'è? Una banana. Recuperiamo un cuore extra, che non so cosa spreco qua. Tanto banane ce ne sono sempre, vieni rambi. Non avere Dixie è bene, qua nei livelli di... Oh cazzo, no. Fulmini. Bisogna stare attenti qua. Vaffanculo. Ma non c'è neanche un pezzo di puzzle. Dove è andato Rambi? Ho perso Rambi. Ma che palle! No, devo verificare cosa c'è, no? Qua posso farlo anche senza Rambi. E dai. Ok, c'è un checkpoint, ma... Ho lasciato indietro qualcosa qua? No. Andiamo avanti perché mi faccio solo togliere energia qua. Ok, qua però serve Rambi. Ma non me lo danno più? Perché qua un pezzo di... vaffanculo, livello caotico. Vieni Rambi. Allora. Ah, c'è un pezzo di... Cosa che devo tirare? C'era un pezzo di puzzle, ok. Meno male che l'ho. Livello bastardo questo, eh. Mori. Quindi devo starci all'occhio. Ok, ma qua tirano solo monete. Banana del cribbio. Barile che teniamo a mano, che non si sa mai. Opa, un altro pezzo simpatico. Devo correre. Devo correre, devo evitare quelle cose lì. Andiamo a prendere. Fatto bene a lasciare indietro il barile. No, ma porco, la lettera. Disastro assoluto. Un casino quel livello qua, eh. Muori. Però vabbè, c'è qua il checkpoint. Ho perso Dixie. Però c'è Diddy, dai. Ma vai in culo! Perché sono fastidiose quelle cose, cribbio di quelle cose qua. Guarda che roba. Allora, banane prendiamole perché recupero le vite che perdo qua, che saranno tante. Andiamoci qua, c'era il pezzo di puzzle che ho già preso. Andiamo Rambi. Non serviva a prendere tutte le banane, eh? No. No, perché mi danno solo monete banane. Qui c'è Diddy. Qui devo stare attento alla lettera, perché compare una lettera. Che ho mamma mia. Via da qua, per amor del cielo. Devo fare presto. La vita. No, vabbè. Aiuto. Via, 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 via. Non so se ho canato qualcosa, se ho lasciato indietro cose, ma... No! Qui c'è dietro. Un pezzo di puzzle. Qua devo stare attentissimo nei salti quando ci sono questi, porco. No Rambi, no,
Rambi, ma vai in cu... Madonna, Rambi, perché Rambi è proprio come Yoshi, quando lui si getta nel vuoto. Vieni Rambi. Siamo con calma quel pezzo qua, che è un altro pezzo abbastanza bastardo. Dai, mori. Qui non c'era pezzi di puzzle, non c'era niente, né? Sono solo banane. Ok. Ovviamente io mi complico la vita perdendo il Kong sempre. Attenzione qua. C'è un'altra area segreta, c'è su Dixie. Allora devo fare prima questa. Facciamo prima questa. Cerchiamo di prendere tutte le banane in tempo. E allora, ok, pezzi di puzzle ce li ho tutti, sì, questa è una bella cosa. Quindi adesso mi manca una lettera, non mi ricordo. Allora, qui, ok. Oh, che cribbio succede. La lettera c'è. No! Via! Devo sopravvivere. Infatti, dovrei sopravvivere. Ma porco il diavolo, qua è facile, qua ho sbagliato io. Quindi dovevi far ripartire? No. Che palle. No, cazzo. È bastardo qua, eh. Vieni. Vieni Dixie. Sto facendo tutto senza Rambi. Adesso guardate dove. Ho capito, ma. Mamma mia. E non è finita. No, no, prendi per amor del cielo un po' lì. I fulmini. Ma ce l'abbiamo fatta, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Dovrei aver preso tutto. Complicato, eh? Sì. E va bene, dai. È andata. In qualche modo è andata. E i livelli cominciano a farsi complicati, anche solo individuare dove sono tutti i vari pezzi di puzzle. Quindi andiamo a fare un altro livello. Bastarduccio foresta di fuoco. Senza Rambi questa volta. Quindi prima tempesta di sabbia e adesso la foresta che va in fiamme. Ambientazioni bellissime queste qua, veramente bellissime. E anche questo livello ci creerà non pochi problemi. Oh, qua c'è l'acqua per spegnere i porcospini infuocati. E ci sono qui quelle cose qua di acqua dove possiamo spegnere quegli incendi qua, no? E uccidere i porcospini, e sono infinite. Ok, qua c'è un barile, buono sapersi, ma prima dobbiamo andare a spegnere un po' di fiamme per scoprire il primo pezzo di puzzle. Ok, anche le liane ovviamente possiamo. Qui cosa c'era? Niente, non c'è niente qua.
Andiamo avanti con calma. Perché prendiamo anche quelle banane lì, anche se non fanno niente. Qui non ho la super mossa ed è un peccato perché me va in culo. Vai! C'è su una K. Grazie del cuore. Si sta bruciando tutto. Devo fare presto, mi stanno dicendo questo. Sì. Tu muori. Tu spegni. Bello, 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 bello livello, ma impegnativo, eh. Allora qua devo prendere tutte le banane perché sta andando tutto a fuoco. Ok. E vai in culo, vai. Devo fare assolutamente la super mossa qua, eh. Allora, attenzione al terreno qua sotto perché si incendia. Ok, posso fare la super, c'è una banana ancora, quella sette indietro. La prendo. Ma non succede nulla. Va bene. Ok. C'è niente qua, né? No. Andiamo a cercarci. Qua potevo utilizzare la... Facciamoli ritornare. Usare la mossa per recuperare un po' di cuori. Qua si brucia tutto, ok. Allora qua c'è un passaggio segreto. Andiamo a farlo. Andiamo a farlo. Cercando di non morire. Questo è bastardo. Mamma mia. No. Sì, ce l'ho fatta, dai. Bastardo anche questo, eh. In qualche modo ce l'ho fatta. E tre. Allora qua c'è niente, eh. Qua c'è fogliame che va. Queste va in culo. Qui non c'è. C'è banane, mi lascia banane. Attenzione. Ok, mi dà un cuore. Allora sotto c'è. Non ho capito, ma vabbè. Comunque ho preso un pezzo di puzzle, è importante quello. Spegniamola. Non so prenderla o. Ok, tu muori. Prendiamo un coso di acqua che potrebbe servirmi. Mete banana. Inutili. Io continuo a perdere cuori inutilmente, grazie. No, adesso spero che... Il fatto che non ho preso quelle banane non mi compromettano tutto.
28, c'è circa 28, ottimo. Però anche se è solo uno, ma ti uccido così, perché potresti crearmi problemi. Abbassiamoci. Ok, barile. E vai in culo, vai. Qui non succede niente se uccido tutti questi, né? Recupero il barile. Perché recupero il cuore che ho perso stupidamente. Quel coso qua non mi pare che c'era dentro niente di che. Qui c'è qualcosa da premere. Controlliamo, infatti non c'è dentro niente. Ma vai, ma porco il diavolo però. Crolla tutto. Vai in culo, vai, vai in culo che ho perso. Allora qua c'è un altro passaggio ovviamente. Voglio vedere se riesco. Eh sì, buonanotte. Se riesco a farlo senza Dixie, ma sarà un problema adesso però. Eh sì, certo. Dovrò rifarlo. Tanto c'era il barile, giusto? Giusto? Dal checkpoint. Giù, sì, c'è il barile, quindi... Ok. Banane. Moneta banana. Porca... Niente. Niente, deve andare così. Perché ho fretta, no? E dai, e dai! Non fa niente. Tutto questo non riuscirò a prenderlo senza Dixie. E non riesce a prenderli senza Dixie questi. Devo farlo bene. Non devo perdere tutti quei cuori lì. Adesso faccio la super mossa da fare. Dovrei riuscirci. Muori. Abbassati. C'è una super mossa, ma questi sono solo due. Ma no, porco il diavolo. Disastro. Vabbè, meglio che niente. Banane, moneta banana. Basta scoccolare un attimo il tempo, non è così complicato, eh. Ci voleva tanto? Vediamo di riuscire a farlo però, perché... Che bastardo questo, eh. Sto perdendo un sacco di tempo. Ma no. Dai, no cazzo. Ho perso troppo tempo, troppo tempo.
Che palle quei livelli qua, che palle quei livelli qua. Devo prendere per forza un pezzo di puzzle. Che volete che vi dica? Giù. Che ho preso, Dixie, sì. Quindi prendiamoci un po' di energia. Extra. Mamma mia, uccellaccio infame. Vabbè. Questo cos'era? Una banana. Vabbè, cerchiamo di riuscire a farlo perché è bastardo questo, come dinamica. Ma perché? 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 Perché che era giusto adesso? Niente. Quando comincia così, riesci a prenderli subito al volo, a perdere un sacco di tempo quei livelli qua maledetti. Mentre sfruttiamo un po' di vite. Sì, sono sempre la super mossa, ma è inutile lì, se voli giù la perdi tutta la vita. Non ne ho preso neanche uno. Allora questo mi fa volare giù. Non vedo l'ora di finire quel livello qua. Questo è fastidioso di livello. Ricordiamoci di prendere la G. Vabbè, qua ti dà una banana. Rifacciamolo per l'ennesima volta sto incredibile un livello. Guarda che vola giù ancora, Sono indietro un sacco di banane. Non ce la faccio ancora, Ma perché fa così? Perché fa così? Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Sto facendo cazzate, ma è andata off. Tre volte sono stato sfigato, qua è andato un po' di culo. Spegniti. Andiamo a finire questo livello, va là. Allora qui, ultimo pezzo di puzzle, devo stare attento qua perché non devo prendere il DK, se no è un disastro. Porca puttana! Perché c'è il pezzo di puzzle là dietro? Niente. Devo rifarlo, velocemente. Vado velocissimamente fino in fondo al livello. Ma tu pensa che bastardata che è quel livello qua. Prendo un crebbio, vado velocissimamente. Un po' di cuori extra che non si sa mai. Tu muori. No. Va bene.
Però devo starci un attimo anche attento, perché se no non arrivo fino alla fine del livello. Questo è Donkey Kong, eh? Purtroppo quando... Ok. Mori. No, salta, perché sono salti? Ci siamo quasi, eh? Il fuoco sotto che mi rompe le palle, no? E guarda che... E guarda che bastardo, eh? Riesco a saltarlo via. Perché salta lì indietro quel maledetto. Ma no! Porca puttana, ma... Dammi l'ultimo pezzo di puzzle, so che adesso non devo morire. Porco il diavolo, porco. Ce l'ho fatta. Le tre conghe le ho prese prima. Ma quello che mi interessava era il pezzo di puzzle mancante, nascosto alla fine del livello, dove mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Però ce l'abbiamo fatta. Tutte le lettere, tutte, la prossima volta proseguiamo, comincia a diventare importante. Alla prossima, ciao!